La Sicilia e lo sviluppo, la Sicilia e le infrastrutture, due argomenti dei quali si parla spesso, sui quali si discute tanto e sui quali si lanciano degli appelli. Noi oggi vogliamo parlare di questo durante questo nuovo appuntamento di Blog TV, quindi grazie e benvenuti gentili telespettatori per questa nuova puntata. Nuova puntata che appunto vi accennavo vuole insistere sullo sviluppo della nostra terra, legato questo sviluppo soprattutto alle infrastrutture. La Sicilia vanta 3 aeroporti importantissimi, Catania ha l'aeroporto Fontanarossa, che è uno dei più importanti a livello nazionale e internazionale, ma dobbiamo fare in modo che questo aeroporto cresca ancora di più. Come si può fare? Lo chiederemo agli ospiti che ci hanno raggiunto per questa puntata, che io ringrazio subito e che vi presento, partendo dalla mia sinistra, salutando Gaetano Mancini, amministratore delegato della SAC. Buonasera e grazie. Buonasera, grazie a voi. E buonasera e grazie anche al senatore Enzo Gibino, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, rappresentante delle stanze della nostra terra a Roma. Fa sì che sempre quello che riguarda la nostra terra possa avere una eco anche fuori dallo stretto. Buonasera e grazie. Buonasera a voi. Dicevamo l'aeroporto di Catania, un aeroporto importante, i numeri per fortuna sono sempre positivi, a maggio c'è stata un'ulteriore crescita, si prevede una crescita anche per giugno, ma c'è un appello che fa alla SAC: bisogna una volta per tutte allungare quella che è la pista dell'aeroporto internazionale Fontanarossa, perché sì, è vero, c'è questa dicitura, ma quando poi si devono fare i grandi viaggi, i viaggi intercontinentali, c'è bisogno sempre di fare uno scalo, che sia Milano, che sia Parigi, che sia Londra. Catania non è da meno rispetto a questi aeroporti, ma ha bisogno di una pista adeguata. Come poter fare? Ma sì, il tema è molto semplice. L'aeroporto di Catania ha, come dice lei, un tratto internazionale che lo svolge bene. Noi abbiamo quest'anno un potenziamento molto importante rispetto alle tratte internazionali, soprattutto ovviamente con l'Europa, ma non solo con l'Europa. Faccio soltanto un esempio: il nuovo volo della Turkish che collega Catania con Istanbul direttamente, che è una tratta molto importante, perché evidentemente apre tutto il mercato asiatico, perché Turkish ha una rete molto fitta di collegamenti con il mercato asiatico, quindi ha questo tratto. Noi abbiamo in questi anni sviluppato una politica commerciale molto mirata a fare crescere proprio i passeggeri internazionali. Storicamente Catania ha circa il 20% di passeggeri internazionali rispetto ai domestici. Con la nostra politica abbiamo messo in atto già l'anno scorso, questa percentuale si è alzata al 25% e riteniamo quest'anno che cresca ulteriormente. Noi abbiamo un inizio d'anno molto importante, abbiamo avuto i primi 5 mesi dell'anno hanno fatto crescere il traffico passeggeri complessivamente del 13%, con una crescita costante, è partito dal 10 di gennaio per arrivare al 15 di maggio. E quindi diciamo abbiamo questa prospettiva, e per questo motivo ci sembra assolutamente necessario che si riesca a far sì che l'aeroporto possa avere, oltre a questi collegamenti nazionali, anche gli intercontinentali, anche in relazione a quella che è la posizione della Sicilia nel Mediterraneo. Quindi noi riteniamo che questo potrebbe dare una prospettiva in più, e per questo abbiamo molto insistito che si creino le condizioni affinché ciò sia possibile, cioè che si riesca a far sì che la pista abbia un'ampiezza tale da poter in serenità accogliere i voli intercontinentali. Già oggi in parte lo può fare, però lo fa con alcune limitazioni, soprattutto in alcuni periodi dell'anno e soprattutto rispetto alla possibilità di avere aerei a pieno carico, sia di passeggeri che di carburante. Nella lettera che ha scritto la SAC c'è un appello chiaro alle istituzioni, non solo di ambito locale ma anche e soprattutto di ambito nazionale. Possiamo leggere anche qualche stralcio. Nella lettera si legge: intendiamo formulare al sindaco di Catania, all'assessore regionale alle infrastrutture, ai rappresentanti politici all'ARSA, al Parlamento nazionale e a quello europeo un appello affinché sia possibile finanziare almeno uno stralcio di questo progetto, che prevede la realizzazione della stazione intermodale e l'interramento della ferrovia. Un senatore romano può raccogliere questo invito che parte dalla Sicilia per il bene poi della nostra terra? Assolutamente sì. Ringrazio l'amministratore delegato Mancini per questo appello. In realtà sarebbe dovuto accadere il contrario, cioè il governo nazionale e il governo regionale avrebbero dovuto avere una programmazione e poi invitare l'amministratore delegato al tavolo per in un piano complessivo di infrastrutturazione della Sicilia e del collegamento della Sicilia alle infrastrutture nazionali. Quindi in questo senso gli faccio i complimenti, un po' meno agli amministratori nazionali e regionali, ma
Quello che registro in Commissione Senato Infrastrutture, dove sono capogruppo, è il fatto che le altre regioni hanno un piano strategico di comunicazione e di infrastrutturazione. Personalmente i presidenti di regione vengono in commissione, personalmente trattano i finanziamenti, nel senso che questi finanziamenti, al di là della linea PON o POR che sia, ma possono trovare allocazione anche in finanziamenti tra virgolette ordinari all'interno di disegni di legge o di decreti legge in conversione, e addirittura questi presidenti di regione propongono uno sforamento o chiedono uno sforamento del patto di stabilità interno, norma un po' troppo complessa, comunque lo Stato ne deve rispondere italiano nei confronti dell'Europa, le amministrazioni locali e le regioni nei confronti dello Stato per un equilibrio complessivo verso l'Europa, e chiedono magari di poter sforare il proprio patto di stabilità per aggiungere risorse. Insomma, questo ci provano a fare qualcosa. Ci provano, attenzione, e ci riescono. Perché faccio due casi e poi ritorniamo in Sicilia per come dobbiamo imparare ad operare. Expo e il porto di Piombino, che oggi è tra i principali porti che si candidano a smantellare la Concordia, sono due luoghi dove i presidenti di regione hanno chiesto proposte emendative ai decreti legge per poter realizzare Expo, con sviando tra virgolette una serie di lungaggini che la burocrazia impone nella realizzazione di opere, e noi sappiamo che dobbiamo rispettare i tempi perché Expo deve essere pronta entro il, e stessa cosa per Piombino, che ha gli altiforni all'interno e la possibilità di dragare e fare un porto nuovo. Perché ho fatto questi due esempi? Perché quello che chiede la SAC doveva essere fatto ieri, e anche quando lo realizzeremo domani avremo in ogni caso e comunque perso fette di mercato, quindi il mio sì è ieri, lo è adesso e lo sarà domani mattina in commissione. Oltretutto, quello che propone la SAC è assolutamente necessario, perché credo, se non erro, che l'aeroporto di Catania nelle dinamiche nazionali sia intorno a tra il sesto e il settimo posto, più o meno, in termini di traffici. Sappiamo anche che mentre le altre regioni riescono a sopperire con un trasferimento attraverso infrastruttura ferroviaria o stradale, in Sicilia ciò non può avvenire. Può solo funzionare una infrastruttura aeroportuale per fare venire turisti o per creare la mobilità interna di siciliani verso il continente e viceversa, e di conseguenza queste infrastrutture sono necessarie per non relegare tutto al prendo la vettura, vado al parcheggio, la prendo a noleggio, cioè, quindi bisogna realizzare tutta un'infrastrutturazione corretta. Sfruttamento e la necessità di non perdere questo fondo diventa assolutamente prioritario. A questo si deve annettere quella annosa vicenda che lascia ancora bloccato su cosa dovrà essere la metropolitana di Catania, se ci deve essere l'interramento agli archi della Marina, se deve passare da dentro il porto. Ci sono tutta una serie di progetti che ormai sono quotati al Ministero delle Infrastrutture e che consentono di poter correttamente connettere la metropolitana con la stazione ferroviaria che dovrà essere interrata a Catania, il collegamento all'interno del porto e quindi con la croceristica, perché prima o poi il porto di Catania non muoverà più merci ma sarà solo su Augusta e muoverà solo passeggeri, turismo, quindi di porto e croceristica, e quindi correttamente essere collegato all'aeroporto con un sistema importante, perché l'allungamento della pista non è semplicemente un momento che facilita l'atterraggio per chi oggi conduce un aeromobile, ma consentirà nel futuro che possano atterrare aeromobili che oggi non possono atterrare. Come ha detto bene, gli restituisco la parola, l'amministratore delegato, ci stiamo aprendo verso un mercato ricco, che è quello degli Emirati, che è quello della Turchia, che è quello delle grandi risorse economiche e dei fondi di investimento. Sappiamo, consideriamo anche la partnership Alitalia-Etihad, se dovesse andare a buon fine, che turismo potrebbe arrivare nella nostra terra? Che turismo, perché si sentiranno parte di quella compagnia e quindi inizierà lo scalo italiano e quindi regionale Sicilia, ma sappiamo anche che ci sono una serie di interessi da parte
di chi in quei territori ha risorse economiche importanti, che guardano la Sicilia con un interesse per investimenti economici da qui al 2025, al 2028, al 2030, importanti. Probabilmente siamo noi siciliani che siamo abituati a vivere una terra straordinaria e non ci rendiamo conto, ma per loro è una portaerei, è una piattaforma sul Mediterraneo importantissima, dove ritengono di inviare flussi di denaro importanti. Questa è un'occasione che non possiamo perdere. Mi viene in mente, pensando appunto al gemellaggio, chiamiamolo così, con questi sceicchi arabi, l'acquisto recente finalmente della Perla Ionica. Nel progetto si prevede che ci sia un eliporto all'interno della Perla Ionica, perché questi sceicchi che arrivano a Catania avranno bisogno del proprio elicottero per spostarsi da Catania verso la Perla Ionica. A noi può sembrare una cosa dell'altro mondo, per loro è routine, ma è anche vero che lo sceicco, acquistando la Perla Ionica, ha detto: se Catania non può offrire questo, dovremmo sfruttare Comiso. Ben venga che si sfrutta Comiso, ma è comunque turismo che perdiamo noi, sono comunque risorse che perdiamo noi. Bisogna anche qui muoversi. Ma che si potenzi e si sviluppi e si utilizzi di Comiso, per noi è una cosa che va benissimo. Adesso ovviamente siamo interessati allo sviluppo di Comiso soltanto quanto siamo interessati a quello di Catania, quindi va bene. Il tema è che noi dobbiamo capire come sistema territorio siamo nelle condizioni di fare crescere, anche attraverso potenziamento infrastrutturale, una offerta turistica che oggettivamente oggi purtroppo è scarsa. Noi, proprio lei citava Comiso, mi raccontava l'ingegner Taverniti poche settimane fa che una compagnia era intenzionata a sviluppare un progetto importante per la destagionalizzazione invernale. Noi, se andiamo a Comiso, se andiamo nella Ragusano, ci accorgiamo che ci sono pezzi importanti di persone che vivono magari in Nord Europa, che vengono a stare lì per il clima. Beh, non sono riusciti a farlo perché non c'era una dotazione adeguata rispetto alla richiesta, certo, che facevano, non era aeroportuale ma del territorio, quindi è un tema più complessivo che evidentemente ci dobbiamo porre. Però dico, al di là di guardare alla questione dell'eliporto, dello sceicco, eccetera, è ovvio ed evidente, come diceva bene il senatore Gibino, che noi abbiamo una piattaforma nel Mediterraneo. L'abbiamo sempre detta questa cosa, però poi nei fatti non si traduce mai in un elemento concreto. Ora, io credo che l'unica risposta che noi possiamo dare in termini di spostamenti in Sicilia oggi sia quella dell'aereo. Adesso, purtroppo è un dato di fatto, non è che noi abbiamo altre possibilità. Allora, già rispetto al tema di interconnessione che si faceva col porto, ma noi è possibile che non riusciamo a pensare alla maniera in cui, per esempio, il porto di Catania diventi una prospettiva con quella tracciata, un punto di partenza per crociere il Mediterraneo che attraverso l'aeroporto si collega con quanti in America, per esempio, apprezzano il Mediterraneo o dalle altre parti del mondo, e quindi stabilire delle condizioni di funzionalità che stanno in tutte le paesi. Come facciamo noi per andare ai Caraibi che ci andiamo a imbarcare in America? Ma si può fare la stessa cosa, benissimo. Un passeggero, un turista arriva all'aeroporto di Catania, scende, deve essere messo nelle condizioni di prendere il treno e andarsene o al porto o andarsene a Taormina o andarsene a Siracusa senza bisogno di sottoporsi a stress, no? È una cosa. Ma anche il passeggero che viene oggi, noi abbiamo una incidenza importante di passeggeri che vengono da fuori provincia, no? che non stanno a Catania, che prendono l'aereo, la gran parte non sta a Catania, ma perché non mettere queste persone nelle condizioni di salire su un treno e mentre fa in aeroporto si legge il giornale o lavora col suo computer? Ecco, io credo che questo tema della intermodalità da un lato e della possibilità di avere una pista più lunga siano due temi molto connessi tra loro e che rappresentano oggettivamente una priorità che noi dobbiamo risolvere. E io credo che la questione sia, lo dico da tempo, e sono contento che oggettivamente sia il sindaco Bianco sia l'assessore Torrisi hanno risposto in maniera positiva e anche immediata a questo nostro appello che abbiamo posto, e sono contento anche di sentire adesso che anche Enzo Gibino la pensa così, e quindi il nostro intento era quello di sollevare il problema e poi di acquisire una serie di consensi su questa vicenda. Io credo che il problema vero sia quello intorno al nodo di Bicocca, dove ci stanno la ferrovia, l'aeroporto, l'interporto, le strade, perché non ci dimentichiamo che lì arrivano i principali assi viari, autostradali, Catania-Messina-Siracusa, Catania-Palermo e tutti quanti là, e la ferrovia come Tennea che deve arrivare. Non è possibile che ognuno di questi sistemi, a partire dall'aeroporto, certo, pensi alla propria soluzione e la dia per scontata. Io credo che c'è bisogno di sedersi attorno a un tavolo,
è individuare una soluzione di infrastrutturazione del territorio che renda compatibile lo sviluppo di tutti questi sistemi, perché sono tutti importanti. È importante l'interporto perché sappiamo che noi dobbiamo, per tutte le ragioni che sappiamo, aumentare la percentuale di merci che viaggiano su rotaia, poi c'è il problema dello stretto e quant'altro, però dico, no, dobbiamo far sì che il trasporto ferroviario diventi una modalità reale, un'opportunità vera, dobbiamo far sì che la metropolitana arrivi in aeroporto, dobbiamo collegare il porto e l'aeroporto, cioè, e la soluzione non può che essere una soluzione che viene trovata in un tavolo comune. Per questo sono molto contento, il giorno 7 il sindaco ha convocato un tavolo tecnico. C'è un tavolo al comune, l'assessore Torrisi ha dato la sua disponibilità e mi auguro che ci siano, diciamo, il più possibile di convergenze su questo tema, perché è il momento di decidere. Fare questo progetto, secondo le stime fatte dalla SAC, costerebbe 265 milioni di euro. Permetto di dire una precisazione. Io qui la volevo. No, il progetto non è fatto dalla SAC, ma è fatto da RFI. Noi abbiamo avuto circa 4 anni fa dalla Comunità Europea la possibilità di avere il finanziamento di un progetto appunto riguardante le intermodalità, e allora si è costituito il soggetto, diciamo, è l'ENAC, quello che ebbe allora usufruito del finanziamento. La SAC aveva un ruolo esecutivo operativo, fu coinvolta fin dall'inizio uno steering committee, l'RFI, ed RFI ha sviluppato il progetto, del quale progetto, diciamo, circa 2/3 sono relative a questioni che sono conseguenti al tema della ferrovia e dell'interramento dell'intermodalità, ma sono questioni ferroviarie. Quello che riguarda, diciamo, la parte che riguarda intermodalità e possibilità di allungamento della pista vale circa 60 milioni, quindi è vero quel dato che lei dice 265, ma sono circa 60 solamente quelli che riguardano i temi di cui ci stiamo occupando. Per questo noi abbiamo sollecitato la possibilità che si pensi, per esempio, per essere uno stralcio se non ci sono le risorse complessive, no? E che si faccia questo pezzo. Io citavo questa cifra, la volevo provocare, poi dopo la farò rispondere, perché c'è chi dice che a questo punto, se non ci sono i soldi pubblici, potrebbe intervenire un finanziatore privato. Si parla sempre di questa privatizzazione della SAC. Sento la sua opinione per poi ribadire l'opinione dell'amministratore delegato. Se loro vogliono trovare un partner privato di gestione o quant'altro, atterrà alle dinamiche interne, e poi sarà anche la politica a interessarsi. Però se noi iniziamo a considerare che risorse che appaiono importanti per la Sicilia, ma che vi assicuro sono cifre minime rispetto agli effettivi e importanti investimenti che RFI fa nel resto del continente, allora io credo che prima dobbiamo rivendicare tutta la classe politica siciliana a tutti i livelli, dall'amministrazione del Comune Catania, a quella regionale, a quella parlamentare e quella aeroportuale. Dobbiamo rivendicare che RFI qualche investimento in Sicilia lo faccia, qualche investimento rispetto al tutto che viene fatto al nord. Poi, se per dinamiche manageriali, se per piani industriali di sviluppo serve privatizzare la stazione di Fontana Rossa piuttosto che quella di Comiso, perché questo determina aperture di mercati, joint venture e quest'altro, questi sono piani industriali che non devono assolutamente toccare il tema degli investimenti. Poi ci possiamo divertire, tra virgolette, a pensare che la Catania-Palermo stradale possa avere un pedaggio di 50 centesimi, perché di tanto si tratta, per avere un'autostrada che funziona con le colonnine SAS o con i ponti che vengono correttamente manutenzionati, oppure realizzare altre opere infrastrutturali in finanza di progetto, che possono essere portuali, possono essere anche aeroportuali e possono essere stradali. Ma questo tipo di finanziamento deve arrivare assolutamente dalle casse, tra virgolette, pubbliche. Mancini, però su questa privatizzazione si è espresso Vito Riggio più volte, anche il sindaco di Catania, partecipando a un convegno ENAC a Palermo, leggo un virgolettato, Bianco ha detto: sono favorevole alla privatizzazione ma senza affanno, rimarcando appunto un po' quello che è il pensiero di Vito Riggio. Perché c'è questo affanno alla privatizzazione? Ma guardi, io le dico questo, io non sono, come dire, in maniera a prioristica o ideologica favorevole o contrario alle privatizzazioni.
le ritengo un fatto normale, cioè che possa avvenire in un certo momento del ciclo di vita di una società pubblica, la possibilità di rivedere è un fatto normale, che va affrontato con le logiche della normalità, cioè quando i soci stabiliranno che c'è un indirizzo a privatizzare, allora la società si privatizzerà. Però, e questo credo che sono i soci, non è il management che deve dire se si fa una privatizzazione oppure no, cioè non è il mio ruolo, è il ruolo di chi è il proprietario dell'aeroporto e non sono io. Detto questo, io le dico che oggi la società è nelle condizioni, noi abbiamo recentemente fatto un piano industriale che dà chiaramente l'evidenza di qual è la prospettiva societaria attuale. La società ha una prospettiva molto positiva ed è nelle condizioni di fare gli investimenti. Io credo che da parte dei soci ci sia ancor di più perché sono enti pubblici, ci sia la chiara percezione del fatto che un eventuale processo di privatizzazione va fatto quando la società è nelle condizioni di dare il massimo del suo valore, cioè di esprimere il massimo del suo valore. Mi sembra un dato che lo fa qualunque privato. Se uno deve vendere la casa, no? La vende quando quella casa è non quando il mercato paga meno. Oggi si è in una fase nella quale il mercato non ha avuto negli anni passati questa grande capacità di risposta, e quindi credo che correttamente i soci, che sono enti pubblici, hanno ritenuto che una idea di questo genere, stante il fatto che la società è nelle condizioni di fare gli investimenti, non c'è questa urgenza. Quindi mi sembra, anche le cose che lei ha citato mi sembrano assolutamente coerenti con questo scenario. Diverso è se si dice che opere ferroviarie non si fanno perché la società non è privatizzata. Io credo che questo sia una cosa che non è un problema di polemiche, non è una polemica, è un problema di incorretta informazione. Io credo che non ci sia nessun privato oggi che va a spendere 60 milioni per fare l'interramento della ferrovia. Dico, non poi avrebbe nessun interesse. Non avrebbe nessun interesse. Quindi qua il tema è la pista, è chiaro che la realizza la SAC con le proprie risorse, ma c'è un vincolo infrastrutturale che va risolto, in questo è il senso. E poi fare questi lavori significherebbe anche portare occupazione. Guardiamo anche a questo punto di vista, in una terra che ha fame di lavoro, sono tanti i giovani senza opportunità di lavoro. Il governo Crocetta cosa fa? Dal 9 marzo che dico che è immobile, quindi ridirlo dai vostri studi televisivi sembrerebbe ridondante. In realtà dobbiamo anche analizzare i flussi economici dalla cassa del Mezzogiorno, poi attraverso i fondi delle aree sottoutilizzate o come erano prima considerate. E se analizziamo gli investimenti degli ultimi 40-50 anni, vediamo che il reddito pro capite e il prodotto interno lordo nell'area sud del paese ha un innalzamento di 1-2-3 anni durante la durata dei lavori, per poi ritornare esattamente dove si trovava prima. Gli stessi tipi di investimenti quotati al nord hanno determinato un aumento nei decenni di reddito pro capite e prodotto interno lordo. Dove voglio arrivare? Attenzione, dove spendiamo i soldi e come spendiamo i soldi? Perché un'opera come è stata enunciata dall'amministratore delegato della SAC, sì, nell'immediato produrrà certamente sviluppo e qualche anno di lavoro per i nostri giovani, che siano dal muratore fino all'ingegnere, l'architetto o il geologo. Ma noi, e questo è uno dei casi, sappiamo perfettamente che l'implementazione di una infrastruttura come questa produrrà nel tempo un volano. Quello che dobbiamo fare, siccome non ci sono molte risorse economiche, farle arrivare non è una cosa così semplice. Perché quando arrivano non le spendiamo neanche, mi permetta di dire. Poi apriamo un capitolo sui fondi europei, ma atteniamoci a quello che possiamo fare. Vi assicuro che la richiesta da parte della SAC, connessa a un 200-250 milioni che completerebbe tutta l'infrastrutturazione, il collegamento intermodale, tutto ciò che abbiamo detto, quindi strade, aeroporti, metropolitana, è un qualcosa che ci consentirà di diventare, tra virgolette, moderni, di diventare competitivi, di diventare perfettamente connessi con tutto quello che poi a valle c'è dell'aeroporto. Certo. Attenzione, l'aeroporto è solo un veicolo per andare a fare altro. Proprio ieri abbiamo citato l'aeroporto di Comiso, sono stato a fare un sopralluogo nelle aree di sviluppo turistico che abbiamo a sud della nostra Sicilia, quindi nell'area di Ragusa, Marina di Ragusa.
Non vi è dubbio che l'operazione che è stata fatta dell'aeroporto di Comiso, che da parte magari di qualche siciliano un po' disattento può sembrare l'ennesimo aeroporto che viene aperto nell'area sud della Sicilia per evitare che qualcuno debba prendersi la macchina per andare a Milano e venire a Catania, in realtà ha aperto una fetta di mercato turistico che prima non conoscevamo, e oggi i villaggi turistici che sono andato a visitare ieri, tutti, nessuno escluso, non aprono più per Pasqua e chiudono a ottobre, ma hanno già aperto quest'anno un mese prima di Pasqua, quindi marzo, e chiuderanno un mese dopo. A parità di costo del villaggio, immaginate che cosa determina immediatamente in termini di flussi turistici e di lavoro per i nostri giovani, che anziché essere stagionali quasi diventano persone che lavoreranno lì tutto l'anno, tranne un paio di mesi di pausa invernale, dove probabilmente si prenderanno delle ferie che normalmente gli altri prendono ad agosto. Quindi stiamo molto attenti a quello che facciamo, e siccome ci sono tanti amministratori e tanti imprenditori che le idee oggi in Sicilia ce l'hanno chiare, facciamo in maniera tale che queste cose si facciano, e si facciano immediatamente, perché dal momento in cui lo pensiamo, al momento in cui lo realizziamo attraverso i bandi pubblici, le gare, aggiudicazione tutto, e inizio lavori, posa della prima pietra e poi completamento, passano poi 5 anni se corriamo. Ma 5 anni oggi sono tantissimo. Sono tantissimo perché perdiamo fette di mercato, sono tantissimo perché le nostre imprese stanno chiudendo, ma sono tantissimo perché in questo momento chi è disoccupato e fa l'operaio e fa l'ingegnere e fa il progettista, ma a valle può essere chi vende la pizza piuttosto che chi vende la magliettina in un negozio di abbigliamento, 5 anni non se li può permettere. Quindi ben venga questo, ma dobbiamo fare le cose anche nell'altro settore. Quindi, rivolgendomi alla prima domanda su Crocetta e il suo immobilismo, da parte del coordinatore regionale di Forza Italia dovrebbe continuare a esserci, come la faccio, una battaglia dura contro questo immobilismo. Ma quello che chiedo a Crocetta non è che vada a casa, tra virgolette, consenta un nuovo governo, ma per me può stare anche dov'è. L'importante è che cambi passo con un assessore piuttosto che con un altro assessore, con una maggioranza piuttosto che con un'altra maggioranza. Oggi non siamo in grado. Io vorrei anche esportare il modello Italia, dove Forza Italia sorregge le riforme che prima Letta e Renzi poi stanno portando in Senato e alla Camera, purché si facciano. Facciamo anche in Sicilia. Io non ho necessità di andare a prendermi un posto in giunta, forse come qualche area di centrodestra sta facendo in Sicilia, per pensare di sopravvivere. A me interessa che vengano proposte le cose in maniera corretta, che siano giuste per il territorio, e noi le appoggiamo senza chiedere assolutamente nulla. Più di questo una forza di opposizione non può fare. Io purtroppo ho finito il tempo a disposizione, spero non ci vedremo fra 5 anni, ma molto prima. Fare un appello al Senato di Bio? Certo. Ha citato Comiso, noi abbiamo fatto una grande battaglia per far entrare Comiso nel piano nazionale degli aeroporti, eccetera. Adesso bisogna fare la battaglia perché a Comiso lo Stato, come in tutti gli aeroporti italiani, paghi i servizi di assistenza al volo, perché lì si stabilisce la possibilità di dare futuro o meno all'aeroporto di Comiso, che sta dando risultati eccezionali e sta dimostrando, come noi sostenevamo, che non è vero che leva traffico a Catania, perché noi a Catania abbiamo avuto più 13% e Comiso ha avuto più 280.000 passeggeri, quindi allora, sono cresciuti entrambi. Raccolgo il monito e la sollecitazione, mi faccio parte attiva affinché ciò vada, tra virgolette, sui tavoli parlamentari, quindi acceda alle commissioni infrastrutture, sia di Senato, e mi occupo anche della Camera con un collega. E dopodiché coinvolgiamo non solo gli attori siciliani, cioè i parlamentari, ma cerchiamo anche di coinvolgere gli attori, cioè gli altri parlamentari del nord, che siano attenti a ciò che accade al sud, perché se il sud funziona, la Sicilia funziona, anziché diventare un carro attaccato a una locomotiva, che invece è quella del nord, possa diventare anch'essa motrice per una Italia che deve invece avere un futuro ben più roseo dell'attuale. Parole di ottimismo che sicuramente ci fanno bene e ci fanno sperare affinché ci sia un'inversione di tendenza per la nostra terra, perché la merita veramente. Io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, vi ringrazio per questa chiacchierata, con la speranza appunto che qualcosa possa cambiare, quindi ci rivedremo presto per annunciare magari l'inizio di alcuni lavori. Grazie a Gaetano Mancini, amministratore delegato della SAC. Buonasera.
E grazie anche al senatore Enzo Gibino, coordinatore regionale di Forza Italia. Buonasera. Buonasera a voi. E buonasera a tutti voi, gentili telespettatori. Grazie per aver seguito questo appuntamento di Blog TV. Vi auguro una buona continuazione di serata.